E buongiorno mondo, sono le 6 meno 10 e è ancora buio, fa freddino, è umido, ma bisogna alzarsi. Alzati Gioppino, alzati, che c'è da pedalare. A dopo. Per essere novembre non fa freddo, ma ci sono comunque 6 gradi e io vi acceco con la mia luce. Smonto la tenda. Ma prima di mettermi a smontare la tenda, faccio una cosa molto importante: metto a bollire un po' d'acqua per farmi il tè. Perché è importante far colazione, è importante bere una cosa calda con sta temperatura, quindi buona colazione a tutti. Ma guardate un po' dove vi ho portate, 7:30 del mattino, calma, silenzio, panorami da paura. Eh? Volevate un po' di relax? Eccovi il relax. Guardate che roba. Eh? Dai che si pedala. Buona giornata a tutti. Niente, niente, Vieni figuri. Buona qua, Luce! Non ti passeggiata. abbiamo visto! Niente, no, no, avevo suonato apposta per farmi vedere. Vabbè. Buona giornata. Dopo poco più di 80 km pedalati, 40 in salita per arrivare a Bormio e 40 di nuovo in discesa, sono esattamente al punto di partenza, alla stazione di Tirano. Ma questa volta non prendo il treno, anzi, quello dietro di me che vedete è il trenino rosso del Bernina, ma io non prendo né quello per tornare a casa, ma pedalo direzione Colico e poi da lì vedremo, vedremo, dai. Buona giornata. Ragazzi, il sole inizia a scaldare, quindi bisogna cominciare a spogliarsi. Innanzitutto levo questo paraorecchie e passo finalmente al cappellino. Che ne dite? Ah, che bello! Ebbene sì, mi sono tolto la cuffia, paraorecchie, il pile, ma mi sono tenuto il giacchino antivento perché lo sapete che sono un vecchietto e il sole fa caldo, ma all'ombra l'aria è fresca e non vorrei rimanere bloccato con la schiena come mio solito. E quindi
regalo, vorrei svelarvi anche un segreto, il segreto di Pulcinella, o meglio, il segreto del Giappino. Vi sarete chiesti come mai ieri abbia fatto quel tratto da Tirano a Bormio, facendomi quasi 1000 metri di dislivello, per poi tornare sul sentiero Valtellina in discesa direzione Colico. Primo, perché così almeno posso dire di aver fatto quasi tutto il sentiero Valtellina e soprattutto di non averlo fatto unicamente in discesa, ma per poter dire di aver fatto il pezzo in salita, quello almeno più impegnativo da Tirano a Bormio. E però non è solo questo il segreto è che oggi per pranzo vorrei non mangiare il mio solito sandwich triste, ma proverò a fermarmi in una trattoria per sfondarmi con un piatto di pizzoccheri tipici della Valtellina e, se mi ci stanno, anche una porzione di shat. Cercate su Google cosa sono, ma sono delle frittelline di formaggio troppo buonissime. E quindi, se non avessi consumato un po' di chilocalorie ieri, non sarei stato a posto con la mia coscienza. E niente, oggi si mangia, speriamo. E chiederò consigli in una trattoria quando sarà ora di pranzare. Spero di essere fortunato. E no, ragazzi, se mangia, se beve e se vedala. Di essere stato fortunato a imbattermi in una sagra, ovvero la sagra dei funghi e delle castagne. Come avete visto, mi sono fiondato dentro, c'erano anche degli ottimi, immagino degli ottimi tagliolini ai funghi e castagne, però i menù erano tutti esauriti già alle 11, salvo i prenotati. Aspettate che c'è una salitina, mannaggia. E quindi l'opzione pranzo alla sagra di paese mi è sfumata davanti agli occhi. Sarebbe stata un'ottima alternativa alla trattoria. E niente, proseguo e mangerò da qualche altra parte. Ragazzi, sto cercando di tirare un pochettino perché è 12:47 e non ho ancora trovato una trattoria in osteria dove poter mangiare, soprattutto dove poter mangiare bizzocchi e sciacca, perché è quello che volevo mangiare in Valtellina. Quindi sto provando ad andare fino a Molpegno, dove c'è una trattoria, mi ricordo adesso il nome. Però mi mancano ancora 18 km e quindi arriverò per le 2 e bisogna vedere se mi danno ancora da mangiare. Allora, ma che vado sempre la mia edizione panino e un nelle borse, con tutta la roba per croipanarmi. Allora, Valtellina non soffre fino a mezzo pizzoccheri. Mannaggia, mannaggia a me. Vabbè, io ci provo, vi faccio sapere. Game on. Buongiorno, scusate. Sapete indicarmi una trattoria dove poter assaggiare i pizzoccheri in zona? Se vuoi provare, però non ti assicuro, perché magari... No, domenica è chiuso, sarà la domenica pittura. Domenica. Perché me l'hanno consigliato uno Morbegno, ma non so se faccio in tempo a arrivare ormai. C'era lì, ma se la domenica è chiusa, allora è la domenica in famiglia. C'è campo sportivo, nel campo sportivo. Ah, forse pizzoccheri, devi arrivare. Santa vecchia. All'incrocio di qua.
devi andare giù fino giù sulla statale. Sì. Ma giù quell'incrocio, vedi giù dove c'è quella casa gialla? Sì. C'è un incrocio che va a Villa Pinta. Quando arrivi là trovi un fiume, un fiumetto, un campo sportivo a destra, sarà un chilometro. A destra vai su, si chiama Alta Vecchia, forse lì. Alta Vecchia è un agriturismo, sì, sì, sì. Forse sì, lì no, qualcosa. Questi qua li fanno i fittoccheri, però. Ragazzi, buona giornata. Ho preso una deviazione di 2,5 km, quasi 3, per andare in un agriturismo che mi hanno consigliato, visto che ho una fame adesso, davvero. Agriturismo Addavegia. Ci siamo quasi. Niente da fare, ragazzi, mi ha rimbalzato, è domenica, sono tutti a pranzo a mangiare i pizzoccheri e mi hanno detto bispa e adesso dei signori che erano lì seduti mi hanno consigliato un altro posto poco più avanti, altri 2 km. Se mi rimbalzano anche da quello lì, basta, mangio il mio panino, eh. Che brutta cosa però la fame. One minute later. Ragazzi, niente da fare, sono stato rimbalzato anche dalla brace, tutto pieno anche qui, quindi niente, a questo punto non mi resta altro che andare a mangiarmi il mio panino in qualche angolo, ma quasi quasi, visto che mancano 10 km a Morbegno, faccio che andare là, se trovo qualcosa bene, che mi danno ancora da mangiare alle 2, altrimenti mangio il panino. Che tristezza. Ragazzi, faccio un ultimo tentativo in un agriturismo che mi ha trovato la Simon a casa, altra deviazione di 2,5 km, e spero che mi diano a mangiare, che sto scoppiando. Ragazzi, non fate ste cose, quando è ora mangiate e basta. Ce l'ho fatta e non vi dico nient'altro perché mangio. Shut. E sono arrivati anche i pizzoccheri. Buon appetito. Mangiare ho mangiato e adesso sarà difficile ricominciare a pedalare perché sono appesantito, ma bisogna andare. A dopo, ragazzi. Mi ero dimenticato di dirvi che l'agriturismo si chiama Le Case dei Baff e dovrebbe essere Ardenno il nome del paese. Si mangia molto bene e soprattutto sono gentili perché mi hanno salvato, solo che se avete dei cani non li fanno entrare. Però si mangia molto molto bene, prezzi il giusto. E mi ha salvato dalla mia crisi di fame, ma adesso ho pedalato 90 km, vorrei farne almeno altri 30, quindi pedala Giappino, pedala e a dopo. Subito in salita, sterrato per digerire i pizzoccheri. Vai Giappino, tutte ste chilocalorie, devi smaltirle, mannaggia. Poi mica sembra fare la discesa e basta. Dai! Ragazzi, è tutto buio, lo so, non mi vedrete, mi devo puntare la luce così forse, ma anche no, però vi devo dire solo due cose. Sono le 5:43, è già completamente buio, sono sulla costa ovest del lago Lario, del lago di Como, e di qui è quasi impossibile trovare un posto per bivaccare perché è ampiamente
urbanizzato e subito alle spalle ci sono monti, colline. Quindi ho trovato un campeggio che costa, mi pare, 15,50 euro. È a Domasco e sono ormai a 4,5 km e quindi pedalo e vado là. Mi tocca, a dopo, ciao. Molto bene ragazzi, come vi accennavo prima, alla fine sono venuto in campeggio con 15 soldi, me la sono cavata, compreso il gettone per farmi una bella doccia calda che ho fatto adesso. Infatti sono le 8, ho già montato la tenda, ho fatto la doccia, ho messo in carica il power bank ed è per quello che non vi stavo ancora aggiornando, però me la sono presa un po' calma e niente, adesso decido cose, come e perché mangiare. E poi mi riposo e domani si pedala, ma forse farò un rientro anticipato, ma non vi dico ancora nulla, decido domani strada facendo, perché sì, come al solito a me, io quando organizzo i viaggi parto e poi rientro sempre prima del previsto, non lo so perché va così, è una macumba che ha il giappino, deve sempre anticipare il rientro, quindi la prossima volta pianifico un viaggio di 8 mesi e magari riesco a tornare dopo 3. Non lo so. Buonanotte. Sto dicendo cazzate.